Buon pomeriggio a tutti e benvenuti alla seconda giornata del Festival Scienze di Cagliari. Sono Pina Rosa e saluto tutti a nome del Consiglio Direttivo dell'Associazione Scienza Società Scienza. In modo particolare saluto gli ospiti, che sono i protagonisti del prossimo evento, un dibattito online in cui ci si pone questo interrogativo. La scienza è asimmetrica? La locandina che ho visto, ci mostra una bilancia con i simboli del genere maschile e femminile. Ma è proprio un equilibrio perfetto? La bilancia sembra in equilibrio, ma chissà se lo sarà proprio nella realtà. Alessia Azzurru, Viviana Fanti, Matteo Tuveri, ricercatori al Dipartimento di Fisica dell'Università di Cagliari e per l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, saranno i moderatori del dibattito, a cui interverranno Claudia Caddeo, Mariano Cadoni, Giulia Manca, Alessandro Riggio, ricercatori CNR, IFNM e INAF. Ci sarà anche la partecipazione di due istituti di istruzione superiore, il De Santis, l'EDDA di Cagliari e il Marconi Lussu di San Gavino. Buon ascolto. Ricordo a tutti gli ascoltatori che se volete seguire tutti gli eventi del festival potete collegarvi su Facebook oppure andare nel sito dell'Associazione Scienza Società Scienza. Troverete tutti gli eventi, sia quelli che sono stati già mandati in onda che quelli che sono stati registrati precedentemente. Di nuovo, buon ascolto e buon lavoro a tutti. Io vado via. Grazie Pina Rosa per la tua presentazione, grazie al Cagliari Festival Scienza per averci dato questa opportunità. È una bella sfida questa di essere online con il festival quest'anno, è una sfida che siamo contenti di aver raccolto anche noi, per noi è anche un nuovo modo di comunicare, ci stiamo mettendo in gioco come lo sta facendo il festival, per cui fin dall'inizio ci scusiamo se dovessero esserci degli imprevisti, qualche piccolo inconveniente tecnico. Allora, Pina ha presentato gli ospiti brevemente, ma io chiedo a loro di dire qualcosa di più, facendo un veloce giro, dicendoci un po' quali sono i settori in cui lavorano, qual è il loro ambito di ricerca. Darei la parola subito a Claudia, poi ad Alessandro, a seguire Giulia e quindi Mariano. Claudia, a te. Ciao Alessia, ciao a tutti, grazie per l'introduzione. Io lavoro al Consiglio Nazionale delle Ricerche, il mio ambito di ricerca è sulle energie rinnovabili, ma più in generale studio dei materiali che possono essere utilizzati, ad esempio, per realizzare pannelli solari e appunto altri dispositivi che ci consentano di avere un mondo un pochino più verde e di sfruttare le energie pulite. Ciao Alessia, ciao a tutti, io sono Alessandro Riggio, sono un docente dell'Università di Studi di Cagliari, sono un astrofisico, il mio ambito di studi sono le sorgenti X galattiche, sorgenti che emettono radiazione X e che noi osserviamo per mezzo di satelliti. Di recente ci stiamo occupando dello sviluppo di missioni per l'osservazione del cielo nella banda X. Questo, diciamo, è poi, diciamo, la mia attività è quella anche di docente perché insegno astrofisica appunto nel corso di laurea magistrale in fisica. Ciao a tutti, io sono Giulia Manca, sono un fisico delle particelle elementari, sperimentale. Il mio ambito di ricerca è appunto fisica nucleare e subnucleare e al momento lavoro all'esperimento LHCb che è al CERN, che è un esperimento che si occupa di capire e misurare la simmetria materia-antimateria. Il mio ambito di ricerca più specifico ultimamente è quello del quark gluon plasma, uno stato di materia che è stato osservato all'inizio nel Big Bang. E come Alessandro sono anche un docente all'Università di Fisica di Cagliari. Buon pomeriggio a tutti, sono Mariano Cadoni, il mio ambito di ricerca è, sono fisico teorico, il mio ambito di ricerca è la fisica dei buchi neri, la cosmologia, gravità quantistica. Insegno al corso di laurea in fisica, in cui sono anche tra l'altro il coordinatore,
insegno relatività generale alla magistrale e metodi matematici della fisica nella triennale. Vorrei solo aggiungere in questo contesto che appartengo a una comunità fortemente asimmetrica per quanto riguarda i generi, fisica teorica è veramente una comunità molto asimmetrica, le donne che sono fisico-teoriche sono veramente poche, in più del 5-10%. Bene, io sono Viviana Fanti, saluto tutti, vi ringrazio per essere qui. Io voglio semplicemente darvi qualche numero per iniziare un po' la riflessione sull'argomento di oggi. Voglio mostrarvi qualcosa a proposito, vorrei partire proprio dal premio Nobel, che rappresenta il massimo riconoscimento per uno scienziato e anche dal punto di vista mediatico ha l'impatto maggiore di tutti, insomma. In questa figura potete vedere che i premi Nobel assegnati alle donne sono stati 57 dall'inizio, cioè dal 1901. Vedete come sono divisi nei ventenni successivi, nel primo ventennio sono state 4 le donne insignite, poi 5, poi 3, poi 7, poi 11 e dal 2001 al 2020 sono diventate 28, che rappresentano quasi il totale dei premi Nobel assegnati in precedenza. Quindi diciamo che il trend è abbastanza positivo, nel senso che appunto le donne sono aumentate, però se andiamo a vedere qual è il totale delle persone che hanno ricevuto il premio Nobel, il totale sono 930 persone, quindi capite che 57 rappresentano un numero molto esiguo, soltanto il 6%. Inoltre c'è da dire una cosa importante, che questi numeri che vi sto mostrando includono anche le discipline non scientifiche, quindi qui dentro quasi la metà sono Nobel per la pace o Nobel per la letteratura. Vediamo cosa succede se noi eliminiamo questi Nobel per la pace e per la letteratura e quindi teniamo soltanto le discipline scientifiche. Vedete che per la fisica sono stati assegnati in totale 219 premi Nobel e gli uomini hanno fatto veramente la parte da leone con il 98% e soltanto 4 donne dall'inizio, dal 1901 ad oggi, hanno ricevuto il premio Nobel per la fisica e 2 molto di recente, una proprio quest'anno, Andrea Ghez, e una nel 1918, Donna Strickland. Per andare a ritrovare le altre due dobbiamo andare indietro al 1963, con Maria Gebhardt-Meyer e addirittura al 1903 con Marie Sklodowska-Curie. Quindi si contano veramente sulle punte della dita. La chimica non è messa troppo meglio, leggermente meglio, con un 5% di rappresentanza femminile. Fisiologia e medicina ha anche lei un 5%, che magari uno penserebbe che qui la rappresentanza femminile fosse un po' maggiore, ma non è tanto meglio. Per non parlare dell'economia, dove le donne sono state soltanto 2 che hanno ricevuto il premio Nobel. Quindi i numeri, come vedete, sono molto piccoli. Se vogliamo vederli in un grafico, vi posso mostrare questa figura dove vedete la predominanza notevole del colore blu, che rappresenta proprio gli uomini che hanno ricevuto il premio Nobel nelle varie discipline. Vedete dall'alto la chimica, l'economia che è partita più tardi rispetto agli altri, la fisica e la fisiologia e medicina, dove i puntini rossi, le barrette rosse che rappresentano le donne sono proprio poche e sparse qua e là. Quindi vedete che insomma i numeri parlano e qualcosa ci devono dire. Però uno potrebbe dire vabbè, ma stai parlando dei Nobel che sono un aspetto tutto sommato marginale, anche se rappresentano il più alto riconoscimento. Allora andiamo a vedere delle cose più vicine a noi, andiamo a vedere cosa succede a casa nostra. Siamo nel Dipartimento di Fisica, siamo tutti noi oggi qui presenti, lavoriamo al Dipartimento di Fisica, quindi andiamo a vedere cosa succede a casa nostra. Allora, questa tabella rappresenta proprio quello che succede a casa nostra, quindi la posizione apicale dentro l'università è quella dei professori ordinari,
Nel nostro dipartimento abbiamo 7 professori ordinari, per un totale, cioè abbiamo 7 professori ordinari in totale e di questi 7 uomini, quindi il 100%. Non esiste una professoressa ordinaria donna in questo momento al Dipartimento di Fisica. C'è stata in passato una che è andata in pensione e quindi questa è la situazione attuale. Per quanto riguarda i professori associati, il gradino successivo, abbiamo un totale di 18 professori e tra questi c'è soltanto una donna, che tra l'altro è Giulia Manca, che è presente qui con noi. Per quanto riguarda i ricercatori, abbiamo un totale di 19 ricercatori, comprendendo tutti i tipi di ricercatore, sia a tempo determinato che indeterminato, e qui appunto la situazione è leggermente migliore, perché abbiamo 5 donne su 19, quindi passiamo al 26%. Ho guardato anche i numeri dei dottorandi negli ultimi 4 cicli, abbiamo un totale di 32 dottorandi e abbiamo ben 14 donne, quindi qui le percentuali aumentano notevolmente. Se andiamo a vedere gli studenti, ovviamente ci sono molte fluttuazioni in questi numeri, però guardando gli anni di iscrizione 2018-2019, 2019-2020, abbiamo un totale di 160 iscritti con 110 uomini e 50 donne. Quindi questi sono appunto i numeri del nostro dipartimento e su questi vi voglio iniziare a far riflettere e lascio la parola ad Alessia. Grazie Viviana. Allora, ci hai fornito una fotografia sicuramente dello stato attuale delle cose e questa bilancia sembra pendere decisamente da una parte, sicuramente non si può parlare di vista questa fotografia di una simmetria. Riflettevo su questo, pensando a questo dibattito, al fatto che dietro questi numeri ci sono delle persone. Ci sono delle scelte che queste persone fanno, sicuramente senza andare ad arrivare a pensare al Nobel, possiamo pensare alle nostre storie, no? E a quello che ha portato ad arrivare fino alla strada che stiamo percorrendo ora. Io adesso qui sono un po' un'eccezione perché sono l'unica biologa tra tanti fisici. Voi mi avete insegnato in questi anni di lavoro al dipartimento ad apprezzare la bellezza e la meraviglia della fisica, ma io resto un'innamorata della biologia e ripensando al mio percorso, forse tornando indietro, rifarei la stessa scelta, anzi sicuramente credo rifarei la stessa scelta, però è innegabile che durante il percorso in alcune circostanze ha contatto essere donna, in positivo e in negativo. Allora chiedo un po' a voi, se ha pesato o meno nella vostra scelta degli studi, del percorso che avete fatto, l'essere uomo o l'essere donna, e durante il vostro percorso come e quando è stato determinante, ecco, nella vostra carriera, nel vostro percorso professionale. E inizierei proprio da Giulia, che riveste in qualche modo, ha la fortuna della tabellina magica di rivestire un ruolo apicale. Sì, non me ne ero resa conto. Ok, ciao Alessia, grazie. Allora, dunque, hai fatto due domande, diciamo, quindi do due risposte diverse. Dunque, nella scelta di diventare un fisico, l'essere donna, quindi questa scelta devo premettere che per me è successa tanto tempo fa. Io avevo letto un libro quando avevo tipo 10-11 anni e lì mi ero innamorata della fisica delle particelle, avevo deciso di diventare un fisico e non ho mai più cambiato idea e ne sono contenta. Quindi la scelta l'ho fatta tanto tempo fa e devo dire l'essere donna o uomo non mi sono mai posto il problema, forse perché ero così piccola quando ho fatto la scelta che neanche non pensavo che potesse avere una qualche influenza. E questo, devo ammettere, è rimasto tale per tanto tempo. Finché non sono arrivata all'università non mi sono mai sentita diversa o non ho mai sentito un'asimmetria, ecco, nel trattamento, né che gli insegnanti né che i colleghi avevano nei miei confronti per il fatto di essere donna. Anzi, mi sono sempre sentita molto forte dei miei risultati accademici e non ho mai avuto nessuna
nessuna, diciamo, neanche timore, forse sempre stata molto sicura che sarei potuta riuscire a fare quello che volevo. All'università un po' le cose sono cambiate, soprattutto gli ultimi anni, ho cominciato a percepire un po' di, sia negli insegnanti che avevamo, nei docenti, ma anche nell'approccio che alcuni docenti avevano con le studentesse, che era, diciamo, un po' diverso. Poi sono andata fuori, quindi lì all'estero non è stato molto diverso dall'Italia, devo ammettere. C'era un po' sempre però il timore che a un certo punto ce ne andassimo, nel senso che non proseguissimo mai la carriera universitaria o della ricerca, perché a un certo punto anche chi investiva in te aveva questa paura che poi magari tu ti sposassi, facessi bambini e non vorresti più continuare, non fossi veramente decisa, e quindi non investo in te perché poi magari mi dai buca, tra virgolette. E poi adesso che invece lavoro nell'ambito della scienza, devo ammettere che lo sento un po' di più. Spesso quando ci sono dei momenti in cui ci sono delle decisioni da prendere, anche il modo in cui alcuni colleghi ti approcciano, per fortuna non spesso non nel dipartimento, però anche in ambito al CERN, vabbè, ci sono molte donne al CERN, però anche quando parli, anche quando sei in comitati scientifici in cui magari devi dare la tua opinione, anche in cui in comitati in cui, insomma, di consultazione, devo proprio sgomitare per farmi ascoltare, perché mi sembra che di partenza, quando sto parlando, ci sia un po' di pregiudizio. Questo me ne sono accorta più avanti, però con gli anni, non all'inizio. È un po' una cosa con cui bisogna lottare, un po' non cambia le mie scelte, però a volte mi fa arrabbiare, a volte mi dà più stimoli per farmi sentire. Grazie Giulia. Ti chiedo una cosa, quando dicevi che è capitato che nella scelta qualcuno avesse paura che te ne andassi da un momento all'altro per scegliere la famiglia, immagino ti riferissi a questo. Parlavi di esperienza all'estero o esperienza in Italia? La prima persona che me l'ha proprio detto è stato in Italia. Mi ha proprio detto, ma non le darei la tesi, adesso non mi ricordo che cosa fosse, perché poi se fa un figlio e se ne va. Però devo dire, all'estero c'è un po' meno, anche se devo dire che invece all'estero l'ho visto di più. Ho visto molto di più persone che, non tanto mie colleghe, ma più che altro le mogli di miei colleghi. Spesso mi capitava che al dipartimento ci fossero, nel gruppo di lavoro ci fossero solo uomini, e che spesso chiedessi se erano sposati o no. Mi dicevano sì, con una fisica, però non lavora. Ha smesso dopo il dottorato, ha smesso qui, ha smesso lì. Quindi questo mi aveva un po' stupito, perché io poi ho lavorato in Inghilterra, questo mi è successo molto in Inghilterra, mi ha stupito che io mi aspettavo sempre che noi fossimo primitivi e che loro fossero avanzatissimi, e invece alcuni prendevano proprio anche un po' di orgoglio nel fatto che loro sostenessero la famiglia, la donna fosse a casa nonostante avesse che sono dottorato in fisica. A me facevi non ridire, loro invece era normale. Una cosa, scusa, ti dico l'ultima cosa che ti dico su questo, che per esempio in Inghilterra, come anche in America, c'è questa tendenza per le donne di cambiare il cognome dopo che si sposano. E questo vuol dire che spesso, mi è capitato con persone, mie colleghe, che spesso hanno cambiato il cognome, quindi avessero degli articoli che so che prima si chiamavano tizio John Smith, Patty Smith e poi Patty Berry. Era la stessa persona, però non è creato nessunissimo problema il fatto di improvvisamente cambiare completamente il cognome, avere metà degli articoli con uno e metà degli articoli con l'altro. Una cosa pratica per me stranissima, soprattutto in accademia. Per cui, insomma, questo mi ha colpito, mi ha fatto capire che non era una cosa italiana, ma anzi forse molto più diffusa di quanto pensassi. Grazie Giulia. Sentiamo Alessandro, sicuramente la prospettiva cambia, però è proprio per questo abbiamo scelto questa volta almeno in questo contesto, di avere la bilancia in pari, quindi con 3 uomini e 3 donne dovremmo riuscire con 2 uomini e 2 donne a intervistare, dovremmo riuscire ad avere opinioni di diversi punti di vista, che è quello che ci interessa, no? Alessandro, prego. Nel mio
Nel mio caso, devo dire una cosa. Io sono diventato un fisico per due donne. La prima è stata la mia insegnante di fisica al geometra. Io non ho fatto un liceo, io ho fatto un istituto tecnico, quindi vengo dal geometra. La mia insegnante di fisica era una persona eccezionale, la ricordo ancora con grande affetto, che mi prese in simpatia. E una cosa che fece, mi portò a uno di quei incontri che adesso noi facciamo di divulgazione, di orientamento per gli studenti, e lì ho sentito parlare la professoressa Palma, ormai non c'è più, io ho studiato a Palermo, quindi l'università l'ho fatta a Palermo, la professoressa Palma che mi entusiasmò. Io ero un momento, era l'ultimo anno, ero abbastanza indeciso, avevo una grande passione per la chimica, poi arrivato all'ultimo anno ho avuto questa folgorazione di storia e filosofia e quindi mi sono trovato nel momento di iscrivermi all'università questo video, storia e filosofia oppure fisica. Io grazie alla mia insegnante del geometra e grazie alla professoressa Vittorelli ho deciso di intraprendere la carriera della fisica e da lì sono partito. E diciamo, voglio raccontare una cosa riguardo la mia insegnante del geometra, la mia insegnante di fisica alle scuole superiori. Lei insegnava, ma lei voleva fare la ricercatrice. La famiglia le si oppose, le disse no, tu la ricercatrice non la puoi fare, se vuoi fai l'insegnante. Questa è una cosa che me lo ricordo ancora perché si sentiva quando lei raccontava questa cosa che è stata una scelta, un'imposizione che lei ha sofferto. Lei si occupava, se non sbaglio, era di Catania, quindi si occupava di fisica nucleare, si occupava di acceleratori, di particelle e non poté continuare. E quindi io appunto devo dire grazie a queste due persone per aver intrapreso la carriera di storia. Chiaramente nel mio caso il mio genere non mi ha causato nessun problema, devo dire anche grazie a mia moglie che diciamo lei ha il carico della mia numerosa famiglia e che mi permette di continuare a fare lo scienziato e il docente universitario, quindi questo sicuramente glielo devo riconoscere. Grazie, grazie Alessandro. Numerosa quanto la famiglia? Io ho quattro figli, quindi mia moglie è full time, 365 giorni in anno, 24 ore su 24, niente è pagato. Grazie, grazie a molte. Parleremo poi dopo, anticipo una piccola cosa, ringrazio i ragazzi e le ragazze del De Santis de Ledda e del liceo di Cagliari e del liceo dell'Istituto Lussu Marconi di San Gavino che ci stanno seguendo e che hanno risposto a un questionario nei giorni scorsi su alcune delle tematiche che stiamo affrontando e che affronteremo, quindi li ringrazio perché so che ci stanno seguendo e per aver contribuito e ringrazio i loro insegnanti perché tu hai parlato degli insegnanti, mi è venuto in mente appunto che di quanto possano cambiarti la vita più nel bene che spero che nel male. Allora, la parola adesso a Claudia. Ciao. Per quanto mi riguarda, devo dire, il mio genere in un certo senso ha influito nella mia scelta del percorso di studi. Innanzitutto io sono diventata una fisica di recente perché in realtà ho studiato ingegneria elettronica, che forse è anche considerata più da maschi della fisica, ecco. E ricordo che forse eravamo il 10% all'università le ragazze. Ha influito nel senso però opposto, perché in un certo senso volevo fare una cosa che fosse riconoscibilmente difficile da fare. Quindi allora tipo, sei una femmina, cosa vuoi fare ingegneria? E quindi alla fine l'ho fatta quasi più, ovviamente mi interessavano gli argomenti, però a me piacevano anche materie più tipicamente femminili, come le lingue straniere, la letteratura,
Quando poi mi sono trovata al momento di iscrizione all'università a decidere, ho deciso in parte anche per questa cosa. In parte perché tutti mi dicevano cosa studi lettere che poi vai a farla disoccupata, invece con la ricerca si mangia. E in parte però anche proprio per questa questione della sfida, insomma era una cosa difficile da fare e quindi ho voluto fare questo. Poi alla fine le cose sono andate molto bene, decisamente meglio che a tante altre persone, anche dal punto di vista lavorativo, nel senso che innanzitutto devo dire che io non ho mai avuto problemi sul lavoro per il fatto di essere una donna. Sarà perché ho lavorato sempre con persone in gamba che, nonostante ho sempre lavorato con uomini, però nessuno mi ha mai trattata diversamente per il fatto di essere una donna. Quindi da questo punto di vista insomma, sono stata fortunata. E poi anche dal punto di vista proprio del lavoro, il discorso ad esempio sulla famiglia, molte donne abbandonano il lavoro appunto per diventare madri e poi spesso c'è un problema ulteriore nel mondo della ricerca, anche se poi ultimamente è diffuso anche purtroppo in altri ambiti, che è il problema ad esempio della ricerca precaria. La maggior parte delle persone che fanno il nostro lavoro sono precari fino a minimo 40 anni e quindi per una donna ad esempio che volesse fare un figlio e volesse qualche minimo di certezza anche economica, abbiamo comunque un orologio biologico e se vogliamo fare un figlio non è che possiamo decidere di fare il primo figlio a 50 anni, quindi anche questo è un problema. Io da questo punto di vista sono stata fortunata, nel senso che proprio quest'anno ho firmato il mio contratto a tempo indeterminato e quindi posso anche addirittura decidere di fare un figlio, però ovviamente questo è un problema ulteriore che si aggiunge agli altri che abbiamo descritto. Per il resto, appunto, ripeto, io sono stata fortunata. Però, se devo pensare, ad esempio, alle sensazioni che ho provato durante tutti questi anni, nonostante la mia esperienza, come ho detto, personale sia abbastanza tranquilla, ho visto, magari quando mi è capitato di andare a conferenze, oppure anche nel rapporto con colleghi, quello già all'università, che per il fatto di essere una donna, comunque c'era sempre uno sguardo un po' diverso. E non solo verso di me, io lo notavo anche verso le altre donne. E innanzitutto si accompagnava al giudizio puramente scientifico anche un bias estetico, cioè ad esempio se una ragazza era per esempio poco attraente si diceva è certo che studi queste cose, non potresti fare altro. Viceversa se invece era una ragazza carina, chissà come ci è arrivata. Insomma diciamo che questa cosa non veniva mai staccata dal giudizio sui propri risultati tecnico-scientifici, che comunque non ha nulla a che fare. Un discorso che non ho mai senso fare per un uomo. Non esiste che un uomo si dice, vabbè, certo, è diventato ordinario perché è bello. Molto difficile. Anche se abbiamo ordinari bellissimi, Però nessuno mette in dubbio la loro capacità scientifica perché sono belli, per esempio, o viceversa. Mariano, cosa ne pensi? Ti è capitato di sentire discorsi? Della bellezza degli ordinari. Della bellezza degli ordinari. No, a parte gli scherzi, dalla discussione mi sembra che ci sia una percezione molto diversa, appunto, Alessandro, Claudia e Giulia hanno percezioni diverse e questo è giusto, è vero che io in realtà non ho mai sentito in tutta la mia carriera, sia per quanto riguarda le scelte che ho fatto che poi anche la carriera accademica, non ho mai sentito niente che riportasse le mie scelte al genere, no? Ma non solo le scelte della mia carriera personale ma anche delle cose del mio giudizio verso gli altri, no? In conferenze, no? Per me la scienza è tra virgolette assessuata, nel senso che quello che conta è quello che tu dici, quello che tu fai, come proponi le tue cose, come giustifichi le tue cose. Però da un altro punto di vista so anche benissimo che se vedo i numeri che ci ha fatto vedere Viviana o se vedo la simmetria che c'è nella mia comunità, so anche benissimo che questa non è vera. Quindi la situazione che abbiamo è che sappiamo che ci sono delle ragioni profonde, antropologiche, culturali, politiche, che generano una asimmetria, però non riusciamo bene a individuare questa l'origine di questa asimmetria, cioè perché sono mescolate spesso a scelte individuali, le abbiamo sentite anche oggi, no?
cioè le scelte individuali sono dettate da tantissime cose che spesso non sono banalmente riconducibili al fatto che tu sia un uomo o una donna. E voglio fare un esempio della mia vita privata, no? Della simmetria che c'è con mia moglie. Mia moglie fa l'interprete di conferenza, ci siamo conosciuti a Heidelberg, no? In Germania, quando io facevo il dottorato. Io appartenevo al Dipartimento di Fisica Teorica, 70 persone, due donne. Lei faceva la scuola per l'università per interpreti, 100 donne, due uomini. Ecco, qual è l'origine di questa simmetria? No? Che poi, voglio dire, poi chiaramente nella carriera ci sono anche altre, giocano un ruolo anche altre cose, più, tra virgolette, di accademia, politiche, di discriminazione, eccetera. Però è chiaro che secondo me c'è qualcosa di antropologico nelle scelte, alla base delle nostre scelte. Chiaramente non voglio banalizzare la cosa, che come spesso si fa e si dice, ma tu sei diventato fisico teorico ingegnere perché da piccolo giocavi con i trenini, invece tua sorella, nel mio caso tra l'altro è diventato anche ingegnere, giocava con le bamboline, quindi è diventato insegnante. Chiaro che non si può banalizzare la cosa a questi livelli, però è vero che c'è dietro sta cosa qua dei comportamenti cristallizzati, culturali, sociali, che risalgono probabilmente alla rivoluzione del Neolitico, quando abbiamo strutturato le nostre società, quando abbiamo diviso le nostre competenze, quando abbiamo visto i nostri lavori, che poi tra l'altro secondo me quello che succede è che le viviamo in modo inconscio, non ci rendiamo neanche conto spesso che le nostre scelte sono magari dettate da queste cose. Poi chiaramente diverso è il discorso quando quelle cose che diceva Giulia, poi quando tu arrivi a fare carriera e inizi la competizione, no? Il dover in qualche modo lottare per avere una posizione invece dell'altra, lì chiaramente le logiche sono tantine diverse, no? E lì ovviamente iniziano a contare tutta una serie di impedimenti che come donna hai, che invece non hai come uomo, le discriminazioni, i pregiudizi, eccetera. Però è chiaro che sono due aspetti un tantino diversi, quello delle scelte che secondo me hanno un carattere un tantino più complicato, più difficile da capire, invece la dinamica delle carriere che invece seguono delle dinamiche un tantino diverse. Grazie Mariano. In effetti la parola antropologico mi colpisce, c'è qualcosa di antropologico che... questo antropologico può voler dire tante cose. Se voi ti dico una cosa legata... Ho letto un articolo di un antropologo proprio riguardo la differenza tra interpreti di conferenza e fisici teorici. O in generale persone che studiano scienze. Proprio un caso, il tuo caso. Sì, è il mio caso familiare. Cosa sosteneva? Fondamentalmente la cosa seguente, che diceva che tipo di struttura della mente deve avere un fisico teorico che tipo di struttura, diciamo, organizzativa deve avere come ragionamento un interprete. Allora, il fisico teorico deve essere uno che va lì, punta la preda, come il cacciatore del Neolitico, concentrato con un unico compito finché non va lì e va a prendere la preda. L'interprete di conferenza invece cosa deve fare? Deve avere il cervello col processore duale che da un lato sente e dall'altro ripete, deve riuscire a organizzare processi in parallelo, molti processi in parallelo, e questo qui dice va benissimo, è quello che doveva fare al Neolitico quando stava a casa, coltivava lì, andava... teneva il bambino, eccetera. Ovviamente è un po' una banalizzazione anche questa, anzi, allora, però un po' di vero c'è. Allora, diciamo che questo mi dai l'assist perfetto per introdurre il questionario che abbiamo fatto con i ragazzi e le ragazze delle due scuole che dovrebbero essere collegati con noi e che invito anche ad intervenire con i loro commenti. Lo stanno già un po' facendo liberamente, non abbiamo messo nessun tipo di vincolo, quindi ci fa piacere se scrivono, ma soprattutto se fanno domande o intervengono con le loro opinioni. Dicevo, il là è perfetto perché noi abbiamo fatto delle domande alle ragazze e ai ragazzi chiedendogli di più che altro esprimere il loro grado di accordo e di disaccordo a delle affermazioni. Prese virgolettate, quindi prese proprio tali e quali da conferenze, articoli di giornale e altri media.
E una è abbastanza famosa, vediamo se riesco a farvela subito leggere. Ed è questa. Questa è stata detta da Alessandro Strumia nel 2018 durante un fisico, durante una conferenza al CERN a Ginevra, in cui si parlava anche della questione del genere e della famosa asimmetria. Allora, gli uomini sono più interessati alle cose che alle persone, prerogativa invece femminile. Per questo gli uomini sono più adatti alle professioni a sfondo scientifico, a differenza delle donne, più portate per le materie umanistiche, dove il confine tra vero e falso, o giusto e sbagliato, è meno marcato. Allora, sapete sicuramente che si era scatenato un grosso dibattito intorno a queste parole di Strumia, che però, prese così, possono anche trovare tra alcune persone un certo grado di accordo. Chi mi vuole dire la sua su questo? Giulia? Sì, sto scuotendo la testa perché Alessandro Strumia è un collega del CERN e quindi il fatto che provenga dalla mia, diciamo, mini comunità mi inorridisce ancora di più. Credo che lui si fosse portato addirittura a delle affermazioni tali da dire che affermare che il cervello, proprio dal punto di vista biologico, tu sei una biologa, quindi magari capisci quanto sia assurdo questo, il cervello femminile sia diverso dal cervello maschile, quindi fosse proprio una, addirittura quasi a riportare scientificamente questa affermazione assurda. Per me, secondo me, non ha nessun senso, nel senso può essere vero che quando tu, diciamo, nella nostra esperienza personale ci siano più le donne abbiano un certo tipo di attenzione e gli uomini altri tipi di attenzione o di interessi che possono forse, come Mariano diceva, essere riportati a delle divisioni di ruoli ancestrali quando le donne cercavano le bacche, quindi dovevano fare attenzione alle piccole cose, mentre gli uomini magari andavano a caccia, si dovevano focalizzare sul cervo che correva. Però che il fatto che poi su questi due, diciamo, estremi ci sia tutta una casistica di nero e bianco, di chiari scuri, per cui si possa arrivare da un estremo all'altro, e che ci siano milioni di fattori che influiscono poi su come una persona diventa, sia come come cresce che come poi diventa quando è una persona, diciamo, adulta, che non hanno assolutamente niente a che fare col genere. Tant'è che infatti ci sono tantissimi studi ultimamente, specialmente nei paesi nordici, per cercare di crescere i bambini, diciamo, gender free, cercare di educarli anche dal punto di vista della società, dagli stimoli che siano unisex, tra virgolette. Si è visto che questo ha in effetti tantissimi effetti positivi nella vita. Avvicinare le donne alla scienza, il fatto anche che poi dal punto di vista culturale spesso le donne che sviluppano un interesse a questo tipo di materie vengano non soltanto non magari stimolate, ma addirittura ostacolate. L'ha detto Claudia, è successo anche a me in certi punti, ma perché non vai, l'ha detto Alessandro, perché non vai a insegnare, non farai mai ricerca, cosa ci fai a fare ricerca, non sei capace, non ti dà sicurezza, non sei Einstein, eccetera. E poi mi ha fatto anche pensare il fatto che sia io che Claudia abbiamo detto la stessa cosa, che in realtà è stata quasi una sfida di dimostrare noi, è vero, ce la possiamo fare. Però per una come Claudia, che magari ha quel tipo di forza, di sicurezza che le porta a dire ok, adesso ti dimostro che ce la posso fare, magari ce ne sono altre 10 o altre 20 che invece ci fanno buttare giù. Quindi secondo me questo tipo di statement, di affermazione non ha nessun fondamento scientifico, ma è soltanto un retaggio di impressioni culturali e sociali a cui siamo purtroppo abituati anche inconsciamente, e cui fortunatamente stiamo cercando di liberarci piano. Grazie, piano. Grazie Giulia, vi faccio vedere piano, perché credo che sia molto interessante cosa hanno risposto le studentesse e gli studenti a il loro grado di accordo e disaccordo di fronte a questa affermazione. Allora, ecco qua.
Intanto vediamo che abbiamo un numero diverso di risposte. Le ragazze hanno risposto in 85 alle nostre domande, i ragazzi in 42. Sono state tante anche le risposte dei ragazzi. Considerate che noi, nessun insegnante ha costretto i loro studenti, poi magari ci smentiranno nei commenti, però credo che sia stata un'adesione volontaria. Quindi a me fa molto piacere che abbiano partecipato anche i ragazzi e non hanno partecipato in pochi. Quindi trovo il dato molto interessante e trovo molto interessante che, diciamo, in entrambi i sessi il grado sia fortemente di disaccordo. Certo, c'è anche chi non si è pronunciato, quindi non era né in accordo né in disaccordo, e qualcuno in piccola parte era invece d'accordo con questa affermazione. E non va sottovalutato neanche questo grado. Di questi numeri, anche se piccoli, non vanno sottovalutati. Sarebbe interessante sapere perché, in che senso. Però andiamo avanti. Vediamo la domanda successiva. Anzi, questa l'abbiamo già affrontata con Mariano e con Claudia della Bellezza. Quindi vado qua. Ecco, questo è un altro delle cose di cui spesso si parla, tra i tanti stereotipi veri o falsi che si incontrano. Gli uomini riescono a lavorare e studiare in team meglio delle donne perché sono solidari tra loro. La solidarietà tra le donne è molto più difficile. Sentirei Alessandro su questo. Mi cogli un po' impreparato, no? Non saprei bene. Tu lavori prevalentemente con uomini, vero fare... Alessandro? Nel tuo gruppo di ricerca siete prevalentemente uomini o... Adesso abbiamo una dottoranda, quindi siamo sempre stati uomini, adesso abbiamo una dottoranda con cui collaboriamo. Normalmente è un po' difficile parlare di solidarietà femminile perché c'è solo lei, e quindi è decisamente in minoranza. Non mi pronuncio su Claudia? Questa cosa perché posso avere più esperienze di vita. Okay. Allora, su questa cosa io ho sempre un'opinione un po' particolare, nel senso che l'esperienza purtroppo mi dice che questa cosa è vera, però una cosa che secondo me uno scienziato deve fare non è soltanto cogliere il dato, ma anche capire da dove viene, no? Quindi se questa cosa è vera è perché, secondo me, almeno questo è il mio punto di vista, sin dall'infanzia noi... uomini, bambini e bambine, veniamo educati in maniera un po' diversa, anche alla competizione. Nel senso, mi sembra che i bambini vengano educati alla competizione più come un fatto sportivo, nel senso la competizione è una cosa ben codificata, tipo giocare a calcio, correre, nuotare più veloci, e quindi è una cosa che fa parte di una sfera separata. Invece questa cosa nelle bambine non viene assolutamente spinta, anzi, soprattutto in passato, poi io spero che adesso le cose cambino un po', però le bambine erano un po' più educate a stare buone, calme, educate, gentili, e a non sfogare un po', diciamo, la loro competitività. Quindi secondo me la competitività che spesso è una cosa comunque innata negli animali e quindi anche negli esseri umani, da qualche parte deve sfogare. E quindi se non la si può sfogare in un ambito, diciamo, codificato, tipo appunto lo sport, magari viene fuori in un altro ambito in cui invece servirebbe collaborazione. Inoltre c'è, secondo me, anche un altro fattore. Siccome spesso in certi settori le donne sono poche, ci si ritrova a farsi le scarpe tra di loro, no? Perché è quasi come se dicessi, ok, siamo in 10 a competere per questo posto, entreranno 9 uomini e una donna, se ci sono altre 3 donne, allora io devo far fuori queste perché sono le mie competitor. Ovviamente è un atteggiamento sbagliato, però è quello che in un certo senso il nostro istinto di sopravvivenza ci fa fare, perché nessuno va a competere contro una persona che non è della stessa categoria, no? Abbiamo anche l'abitudine a dividerci in categorie, quindi io...
non io Claudia, dico io donna X, magari mi sento più di competere con un'altra donna che con un altro uomo, quasi come se la gara non fosse, non valesse la pena, ecco, dico, tanto inutile, contro di loro non vinco, quindi competo contro le mie simili. Non so se mi sono spiegata. Allora, sì, Claudia, ti sei spiegata molto bene. Tra l'altro io trovo interessante il paragone con lo sport, perché l'abbiamo chiesto alle ragazze e ragazzi se facevano sport. Non gli abbiamo chiesto se facevano sport di squadra, non abbiamo parlato della competizione, però vi mostro molto velocemente il risultato. Fai sport, allora, sono tempacci questi per chiedere agli studenti, ai ragazzi e alle ragazze se fanno sport, perché in questo momento magari ci rispondono di no, perché purtroppo non lo possono fare, ovviamente. Però è comunque un dato, lo lascio lì un attimo, perché è un dato che trovo comunque un dato su cui riflettere. L'abbiamo fatto un po' per il questionario, per scaldare la preparazione alle risposte un po' più importanti, però sono dati comunque interessanti. Vi faccio vedere veloci anche quello sui social. Non avevamo grossi dubbi, ma era interessante comunque avere una conferma. Però allora, stanno arrivando dei commenti molto interessanti invece sia su Facebook che su YouTube, e voglio leggervene alcune sulle cose che stiamo dicendo. Allora, qualcuno dice: la solidarietà dipende dalla persona, mica dal sesso. Ok, qualcuno dice: il questionario era maschilista, e commenta: anche le donne sono molto competitive. Allora, il questionario ha volutamente preso come riferimenti delle affermazioni che sono state dette estreme, o in un senso o nell'altro. Adesso ne leggeremo una, invece diciamo che potrebbe essere definita forse femminista. Però prosegue, a questo commento risponde un ragazzo che dice: le donne sono molto competitive tra di loro. E anche queste sono aspetti molto interessanti. Allora vi mostro però, ah no, c'è una domanda per gli uomini, quindi potrebbe rispondere Mariano. Agli uomini presenti vorrei chiedere se gli capita di riconoscere atteggiamenti paternalistici nei confronti delle colleghe donne da parte di colleghi uomini. Quanto sono sensibili nel riconoscere questi atteggiamenti? Ecco domanda. Ma sai, io personalmente, poi sai, è difficile questa cosa qui, farsi una introspezione è sempre difficile. Io non ho mai avuto nei miei rapporti con le studentesse, sia con me che esiste, atteggiamenti di questo tipo. Io sempre tendo a considerare, appunto, come ho detto precedentemente, le persone come persone, indipendentemente dal sesso. Poi è chiaro che chiaramente molte cose, come dicevo, passano a un livello subconscio, e effettivamente in molte situazioni mi è capitato di assistere a atteggiamenti da parte dei miei colleghi di questo tipo. Ma più che paternalistici, qualche volta di tipo un tantino sessista, ecco, questo ovviamente penso che tutti abbiamo avuto a che fare con cose del genere. Però devo dire che nella comunità scientifica, rispetto ad altre comunità, questi atteggiamenti secondo me sono molto meno diffusi. Cioè, nel senso che comunque, forse sto un po' esagerando nella sopravvalutazione delle nostre comunità, però si tende molto di più a giudicare una persona per quello che è nella fattispecie del problema, della situazione che si sta in qualche modo cercando di risolvere. E poi è chiaro, le altre componenti ci sono, però voglio dire, un po' fa parte del gioco della vita sta cosa qui. Se mi permetti, vorrei tornare un attimo sulla cosa di Strumia, no? Vorrei dire una cosa molto molto semplice, sta cosa qui dell'essere portati o non portati è una domanda molto molto complicata, come dicevamo, è in qualche modo coinvolge tanti aspetti che è realmente difficile da cercare di capire, di vedere le varie relazioni che ci sono. Secondo me la cosa importante è un'altra, cioè noi dovremmo cercare di fare in modo che le persone riescano a sviluppare le loro potenzialità nel modo più libero possibile. Cioè, una società ben organizzata, in realtà, che riesce a far questo, a rimuovere gli ostacoli, è quello a cui noi dobbiamo tendere, senza cercare di ingabbiare un po', di ingabbiare troppo le persone. Voglio dire, è anche una ricerca di simmetria troppo, troppo forte, secondo me rischia di essere negativa. Cioè, non è che possiamo per forza cercare di indirizzare le cose in un modo artificiale. Cerchiamo invece di concentrare le cose nel rimuovere tutti gli ostacoli
che in qualche modo trovano le donne per realizzare se stesse. Questo secondo me dovrebbe essere l'atteggiamento corretto, più che quello di dire ma in fondo tu sei più portata a questo, io sono più portata a questo, chissà perché, come dicevamo ci sono tanti aspetti diciamo complicati da, che sicuramente non possiamo andarli a rivedere 20.000 anni di storia per cercare di rimuovere la divisione dei ruoli così nel giro di un anno o due. Per poter cambiare questi aspetti qua bisognerebbe proprio agire dalle scuole e da lì probabilmente che qualcosa va rivisto, va pensato e non a caso noi abbiamo scelto di avere questi interlocutori perché forse se qualcosa si può cambiare si deve partire da lì, però forse Giulia voleva intervenire perché poi chiaramente ci sono delle soluzioni che possiamo pensare. No, volevo dire una cosa molto veloce. Vai, vai Giulia. Molto veloce, Alessia, su questa cosa del paternalismo, una domanda molto intelligente, molto seria, quello che ha fatto questa ragazza, complimenti, perché in realtà, non so, una cosa velocissima, all'Università di Cambridge, per esempio, in Inghilterra, il primo anno con una persona diventa insomma un ricercatore, viene fatto un corso, e questo corso, che è tutta la mattina, è proprio su questo, cioè su come rimuovere nelle proprie insomma, determinazioni, nei propri rapportamenti, quelli che si chiamano un unconscious bias verso donne e anche in questo particolar modo quando vengono fatti dei colloqui, delle interviste di lavoro. E sono stati dati degli esempi, tantissimi, in cui io, donna, mi sono ritrovata moltissimo, cioè moltissime volte ho fatto delle ma questo io lo faccio continuamente, quindi non è un atteggiamento che diciamo possiamo controllare, ah sì, ma basta che io sia un po' attento, no, in realtà ci sono talmente radicati nella nostra cultura, nel nostro modo di vedere che spesso non ce ne rendiamo assolutamente conto, e tant'è che infatti nella fattispecie viene fatto leggere un CV anche senza che ci fosse il genere e come il modo in cui lo valutavamo cambiava tantissimo se poi sapevamo che invece lo stesso CV aveva lo stesso curriculum e veniva da una donna o da un uomo. Questo per dire che comunque su questo aspetto è un aspetto importante, in realtà ci stanno già lavorando in altre università e speriamo spesso anche presto anche da noi. Grazie Alessia. Grazie Giulia. Allora abbiamo ancora una decina di minuti per non oltrepassare l'ora di diretta. Avevamo previsto 45 minuti, ma il dibattito è interessante, stanno arrivando tanti commenti e vorrei ancora andare avanti per qualche minuto. Volevo dire questo, se è vero che un discorso importantissimo è quello della cultura e dell'educazione, quindi della scuola, è anche vero che qualcosa deve essere fatto subito, perché c'è un problema e questa asimmetria ti tiene fuori da tante posizioni, tantissime donne. Allora ci sono delle possibili soluzioni, una l'abbiamo proposta nel questionario ed è questa. In Italia la presenza femminile sulla scena politica è molto scarsa, ma la stessa cosa potrebbe valere per la scena scientifica, anche rispetto agli altri paesi membri dell'Unione Europea. A questo proposito è importante introdurre le cosiddette quote rosa, l'obbligo di lasciare alcuni posti riservati alle sole donne in diversi ambiti della politica. Claudia, tu cosa ne pensi delle quote rosa? E poi la stessa domanda la farei ad Alessandro. Aspetta che non ti sentiamo, Claudia. Ok, allora io per quanto riguarda le quote rosa sono super favorevole. So che molte persone sono al contrario perché magari dicono ma non è giusto perché se una persona è brava deve essere o comunque meritevole, insomma in qualche modo deve entrare a prescindere dal proprio genere e questo in teoria è giusto, però quello che spesso non si guarda, secondo me, poi non è che chi la pensa diversamente da me sbaglia per forza, dal mio punto di vista le quote rosa hanno due funzioni. Una che è quella di dare, diciamo, delle possibilità a persone che anche spesso, cioè a categorie di persone, che spesso involontariamente hanno avuto minori possibilità. Quindi, ad esempio, se le donne vengono meno votate, non perché sono meno brave, ma perché c'è una discriminazione di fondo, quindi io quando mi trovo alla scheda e trovo Claudia o Claudio, voto Claudio, mettiamo non ne conosco nessuno dei due, ma Claudio mi sembra più affidabile perché è maschio, e quindi alla fine Claudia prende meno voti. Allo stesso modo, se stiamo parlando di politica, una
a fondo di discriminazione all'interno del partito in cui mi candido, magari il partito mi mette più in fondo alla lista di quanto mi metterebbe se fossi un uomo e così via. E quindi la quota rosa da quel punto di vista mi mette al pari di un uomo. Un'altra cosa che secondo me è importante della quota rosa positiva è il fatto che danno un esempio, nel senso che se io bambina, ragazza, adolescente, vedo che i politici sono tutti uomini, è molto più difficile che io pensi che da grande voglio fare la politica rispetto a quanto mi può succedere se vedessi anche delle donne che fanno questa cosa. Insomma, tant'è che lo vediamo anche tipo nei bambini, nei ragazzi, tipo i maschi vogliono giocare a calcio perché in TV c'è sempre il calcio maschile e quindi ovviamente è una cosa considerata da maschi. Oppure magari, non so, le ragazze vogliono fare le modelle perché è una cosa che si vede più spesso fare alle ragazze. Quindi secondo me introdurre le quote da questo punto di vista darebbe una consente, diciamo, di avere degli esempi. So che ovviamente c'è la possibilità di avere delle cose negative, ovvero se tu hai, magari rischi di portare, diciamo, ad esempio in Parlamento una donna incompetente solo perché è donna. Questo è ovvio che può succedere, esattamente come se facessi le quote per minoranze etniche o minoranze religiose. Questo è un rischio che però secondo me vale la pena correre per poter avere magari tra 20 anni una generazione di donne preparate per la politica che magari prima non c'era perché pochissime donne si avvicinavano a questa disciplina, insomma, a questo mondo. Grazie Claudia. Allora, su questo stanno arrivando molti commenti anche dai nostri canali social. Ringrazio tra l'altro Matteo Tuveri che è in regia e che ci sta dando una grossa mano proprio per raccogliere le domande che arrivano. Per esempio un commento è questo: le quote rosa penso siano una grande cavolata e penso che se una donna stessa guadagna un ruolo in questo modo non avrebbe nessuna soddisfazione. E prima di dar la parola su questo anche a Mariano e a Giulia che vogliono esprimere, vi faccio vedere i risultati di questa domanda posta proprio ai ragazzi. Allora, solo un attimo che... Ecco qua. Allora, come vedete, qui la platea è divisa. E in effetti, anche se la maggioranza si dice d'accordo, soprattutto delle ragazze, anzi non la maggioranza, però insomma un buon 42%, 36 ragazze dicono sì, sono assolutamente d'accordo oppure sono d'accordo, mentre solo 14 dei 42 ragazzi sono favorevoli. Quelli contrari non sono però pochi e su questo poi hanno anche lasciato dei commenti molto molto interessanti e molto forti ed è capitato anche in altre occasioni di sentire le ragazze esprimersi dicendo no, se noi vogliamo qualcosa ce la dobbiamo guadagnare, non è giusto che ci venga data solamente perché per una questione di genere, quindi è un argomento che spesso divide. Mariano, cosa volevi dire su questo? Aspetta che ti... Io volevo portarvi a questo proposito un esempio molto, molto bello, che è quello della Finlandia, non so se lo conosciate. Allora, in Finlandia l'attuale presidente del Consiglio è una donna, tra l'altro una donna di 28 anni, molto giovane, che tra l'altro si fa fotografare mentre allatta il figlio senza nessun problema. Il governo e la coalizione del governo è fatto da tre partiti in cui tutte i capi di partito sono tutte donne. Il governo ha una schiacciante composizione, diciamo, femminile, come numeri, non ci sono arrivati con le quote rosa, ma ci sono arrivati in un altro modo, cercando di rimuovere tutti gli ostacoli di cui parlavamo prima. Cioè, io non sono un grande fautore delle quote rosa, ma per una ragione molto semplice, perché effettivamente non risolvono il problema. Quello che dobbiamo fare, su quello cui dobbiamo concentrarci, è rimuovere tutti gli ostacoli che impediscono alle donne di andare in politica, di diventare scienziate, di diventare manager delle aziende, eccetera. La via delle quote rosa è una via, diciamo, veloce, che poi alla lunga secondo me non funziona. Giulia? Allora, io sono favorevole e ti dico, voglio
precisare che quando ero al liceo, all'università, ero assolutamente contraria, la pensavo nello stesso modo. Ora sono favorevole e ti dico per quale motivo. Sono d'accordo con Mariano che non ci si arrivi solo con le quote rosa, ma ci si arriva anche con le quote rosa, perché c'è una società in cui tu devi cercare di fare in modo che non ci siano problemi con le donne. Tra le cose che hai menzionato ti aggiungo anche che se tu dai lo stesso numero di mesi di maternità e paternità a un uomo o una donna, allora ti assicuro che le compagnie assumeranno molte più donne, perché sanno che è esattamente identico il numero di mesi che si possono prendere di maternità o di paternità se assume un uomo o una donna, e tra tutte le altre cose che hai detto. Però io la vedo in questo modo, è come se tu, ti faccio due esempi, è come se tu avessi riempito due recipienti, uno lo riempi per 300 ml di un litro, uno l'ha riempito per 300-200 ml, non l'ha riempito per 800 ml. A un certo punto ti accorgi che hai fatto un errore e allora cominci a riempirli e li riempi nello stesso modo. È ovvio che non farai così, prima di tutto sull'altro recipiente fai che raggiunga 800 ml, a quel punto li riempi nello stesso modo. Stessa cosa, metti che tu hai pagato le tasse, a un certo punto ti rendi conto che c'è stato un errore, hai pagato molte più tasse di quello che dovevi pagare rispetto al tuo collega a Mariano. Non è che allora a quel punto pagate tutti lo stesso aumento di tasse perché c'è stata la correzione, no, tu vuoi che ti vengano ridate le tasse che hai pagato in più, poi da quel punto in poi allora pagate lo stesso quantità di tasse e allora siamo d'accordo. Quindi tutte le cose che tu hai detto sono giuste, ma quando siamo arrivati alla parità, a quel punto non vuoi che si ripresenti la situazione in cui si crea una disparità e puoi procedere in quella maniera, ma fino a quel punto devi cercare di parare al problema che hai avuto, agli errori che hai fatto, se no non ci arriverai mai alla parità, ok? Poi vabbè, come ci arriviamo, siccome ci sono delle ragazze in gamba, delle donne in gamba, avremo dei problemi, magari ci sono persone che non saranno abbastanza in gamba, ma questo succede anche con gli uomini e non è un problema, anzi ti dirò che poi comunque, per esempio in America, l'ultima cosa che dico Alessia, per esempio quando fai dei concorsi universitari anche in fisica, ma anche in altre materie scientifiche, tu sei obbligato per legge a considerare sempre il candidato donna più forte, e che se questa è CV pari al candidato uomo più forte, si è obbligato a prendere la donna. Quindi effettivamente lo stanno già facendo per cercare di rimpolpare questo tipo di questa carenza, e poi dopo si procederà parimenti, anche perché poi ti troverai delle donne che ti dovranno giudicare, e quindi sarà tutto molto più uguale se tu rimpolpi quella parte che adesso è carente. Ok? Ho fatto. Grazie Giulia. Allora sembra che su questo tema il pubblico si sia diviso e stia dicendo la propria. Per esempio, allora uno dei commenti più carini è: ma poi scusate, perché il rosa? Cioè discriminazione, io maschio non posso vestirmi di rosa. Allora, piccola parentesi, ancora alla scuola dell'infanzia, in molte scuole dell'infanzia le bambine, grembiulino rosa, grembiulino celeste, quindi, ma qui si apre un altro discorso sugli stereotipi. Poi sempre sul tema, proprio la premier finlandese è stata criticatissima per la scelta degli abiti che erano troppo scollati. Quando mai è stato fatto lo stesso commento per un uomo? Adesso è normale vestirsi di rosa per i maschi, prima non tanto. Allora, volevo anche riprendere un commento di prima che mi sembrava molto interessante e su cui mi pare volesse intervenire Viviana, che riguardava i Nobel. Viviana? Sì, il commento diceva: se una persona vince un premio Nobel, non sarebbe meglio soffermarsi alla scoperta del lavoro che ha fatto piuttosto che sul genere biologico? Questo è un commento molto interessante, perché è anche molto giusto. Certo, tutti noi vorremmo parlare soltanto del merito scientifico e lasciando perdere appunto il genere, però se andiamo a vedere le statistiche che vi ho mostrato prima, vuol dire che qualcosa c'è dietro, e la storia ci racconta anche un'altra cosa, che ci sono tante donne che il Nobel l'avrebbero meritato ma non l'hanno avuto. C'è Jocelyn Bell, che ha scoperto le pulsar, il Nobel è stato dato al suo supervisore di dottorato. C'è Rosalind Franklin, che ha scattato la famosa foto 51 che mostrava la struttura dell'elica del DNA, e il Nobel è stato dato a Watson e Crick, che l'hanno vista di straforo e non l'hanno neanche citata nel discorso del Nobel. La storia è piena di ingiustizie nei confronti delle donne, proprio perché a partire dall'Ottocento la società era talmente, sto parlando ovviamente della società occidentale, talmente maschilista, proprio profondamente maschilista,
lo stesso Darwin, che ha fatto tanto per la scienza, poi considerava la donna inferiore. Alessia, non picchiarmi. Lui diceva esplicitamente che la donna era inferiore perché appunto non aveva dovuto competere per la caccia e quindi era rimasta indietro. Questo è tutto un altro punto. Però voglio, no, per dire che appunto la società purtroppo ha permeato talmente tanto negli anni su questo aspetto che poi si sono visti i risultati. Quindi benissimo il merito scientifico, io sono d'accordissimo sul merito scientifico, sono anche d'accordo su Mariano quando dice che bisogna eliminare gli ostacoli, sarebbe la cosa migliore da fare. Purtroppo appunto spesso questo non basta, in Finlandia ci sono riusciti, chapeau, tanto di cappello, e siamo tutti contenti. Quindi in una società ideale parliamo solo del merito scientifico. Per fortuna, come qualcuno ha fatto notare, stiamo andando in quella direzione e quindi l'evoluzione, sì, anche da un certo punto di vista, anche con l'evoluzione, la società sta cambiando, i numeri stanno cambiando, le donne si stanno prendendo sempre un po' più di spazio. Però c'è stato uno studio, mi pare, dell'UNESCO che ha detto che la parità in Italia ci sarà forse tra 99 anni. Quindi questo non è molto incoraggiante, noi non ci saremo più purtroppo e quindi non lo vedremo. Volevo prima di chiudere mostrarvi una cosa molto curiosa. In realtà molte delle nostre opinioni sono le stesse che hanno anche i ragazzi che hanno espresso, al di là della chat che è animatissima dei commenti nei social, ma anche nel questionario abbiamo dato la possibilità di esprimere un commento libero, di lasciare un commento alle domande che erano state poste. E è curioso che i ragazzi, cioè su 42 ragazzi solo in 3 hanno scritto, però le cose che hanno scritto le trovo particolarmente interessanti, ne leggo una su tutte. È vero che i trami stessi debbano godere degli stessi privilegi e diritti, ma in una società non egualitaria e maschilista come la nostra sono necessarie delle misure come le quote rosa e le giornate esclusive, volte a incentivare questa svolta egualitaria. Quindi vedete che i ragazzi hanno anche delle opinioni molto molto chiare e nette. Poi ci sono anche ovviamente opinioni in senso contrario, ma è interessante che si siano espressi. Riguardo alle ragazze, non potevamo metterli tutti i commenti perché adesso vi faccio vedere solo un estratto di quelli che abbiamo avuto, ma erano 18 e tutti lunghissimi, 15, anche qui occorrerebbe un'altra ora per poterli leggere tutti, però mi è piaciuto molto questo, per esempio, è importante che le donne abbiano la possibilità di ricoprire incarichi politici per rappresentare al meglio la visione del sesso femminile, in quanto esso presenta delle esigenze, dei bisogni e dei punti di vista spesso trascurati dall'uomo. Ma ce ne sono tanti, per esempio anche, si parla anche di discriminazione dall'altra parte che viene poco affrontata. Comunque, volevo chiudere così perché mi sembra che sia molto molto importante pensare che intanto vabbè non c'è una risposta alla domanda alla scienza asimmetrica perché non volevamo dare delle risposte in questo dibattito ma volevamo semplicemente un po' confrontarci, però penso che sia molto molto importante coinvolgere in questo dibattito i ragazzi e le ragazze e farlo presto perché sennò questo famoso divario che ci separa dalla Finlandia diventa sempre sempre più lungo e soprattutto perché loro hanno tantissimo da dire e raramente gli diamo lo spazio per ascoltare. Questo è anche un momento in cui con tutto quello che sta accadendo intorno loro stanno pagando un prezzo secondo me altissimo e hanno diciamo che il fatto che loro abbiano risposto così in fretta, perché noi gli abbiamo chiesto su meno di una settimana fa di partecipare a questo sondaggio, così in fretta e così bene, vuol dire che possono fare la loro parte, quindi dovremmo forse dedicargli uno spazio diverso. Io lascio la parola a Viviana e con questo vi saluto. Sono d'accordissimo con Alessia, bisogna dare spazio ai ragazzi e alle ragazze. Io voglio ringraziare tutti quanti i partecipanti che sono stati con noi, tutte le scuole che hanno partecipato, i ragazzi, ma anche il pubblico che si è collegato.
da casa magari, e vi do l'appuntamento proprio per questo tema, l'appuntamento che noi ripetiamo ormai dal 2017 ogni anno, che è 11 febbraio, la giornata internazionale delle donne e ragazze nella scienza. Quindi ragazzi e ragazze, siete invitati a seguirci e a vedere quello che combineremo per questo appuntamento. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ciao, e buonasera.